Hold up. Ma bella a tutti ragazzi e bentornati in questa 15ª puntata della serie su Farming Simulator 2015. Nello scorso episodio ragazzi abbiamo fatto la razione mista alle nostre vacche. Come appunto potete vedere, no, non abbiamo fatto la razione mista, aspettate, mi sto sbagliando. Nell'ancora prima abbiamo fatto la razione mista, gli abbiamo dato da mangiare tutto. Nello scorso episodio invece abbiamo levato il letame da qua, che a proposito io ho lavorato un po', ho giocato un po' e diciamo che Eric si è rifatto, ecco. Allora ragazzi, io cosa ho fatto off camera? Allora, off camera ho riempito queste vasche d'acqua per bene, poi le mucche non mi venite addosso. Poi ragazzi, con la ruspa ovviamente ho portato tutto il mangime qua nella stalla. Più ragazzi, ho comprato questo Strutman, che è il carro per la raccolta dell'erba, e ho dato, diciamo, da mangiare alle nostre vacche qua nella loro, diciamo, mangiatoia. Eccola qua. Ok, perfetto ragazzi. Anzi, adesso aspetta che questa mucca la facciamo sbaggare subito, che gli tagliamo la testa così muore. Zac! Ecco fatto, la nostra mucca è morta, la portiamo al macello. Vabbè ragazzi, detto questo, io direi di saltare a bordo un attimo qua per ritornare nella nostra farm. Allora, qua innanzitutto il portone lo chiudiamo. Off camera ho seminato anche tutti i campi. Allora ragazzi, in questa puntata cosa andremo a fare? In questa puntata andremo a fare un po' di legna e rinnovo dei mezzi. I mezzi che rinnoveremo saranno un bel po', come tutti i trattori, roba del genere. Ha detto che un pochino di soldi, diciamo che ce li abbiamo. Abbiamo 310.000, perciò, ma finora ci va bene. Dunque ragazzi, io direi di aprire il nostro shop e andare a vedere subito cosa diciamo acquistare. Allora, in primis abbiamo subito un Fiat 160-55 cingolato, che io direi proprio di no, anche se molto potente va. Il Fast Track, il JCB no, però io li ho messi. Un Same Diamond 270 sì, andrebbe molto bene per i nostri per la nostra farm. E più qua abbiamo la serie Defended della 724, che io direi di acquistare più avanti, un 724. Poi ragazzi, come carro direi di acquistare un randazzo, direi più questo qua verde. Come peso ovviamente del Fendet questo ragazzi, e poi come caricatore frontale questo. Poi innanzitutto io direi di acquistarmi la cosa subito base, la bicicletta ragazzi, che adesso andiamo a fare subito della ginnastica in bicicletta. Eccoci qua ragazzi, fai 15, non so se, no fa anche più, tio, dove sto andando? Vabbè ragazzi, in bicicletta facciamo un bel giro. Come vedete anche la bicicletta va in moto, no? Perché c'è, diciamo, un litro di benzina, che comunque se giriamo parecchio lo consumiamo. E vabbè ragazzi, detto questo, con la nostra bicicletta io direi, vabbè, adesso di andare a casa, la portiamo a casa. No, nella nostra casa, ok? Non in farm, nella nostra casa. Nella mia casa, cioè. Vabbè ragazzi, questa puntata è la 15ª, quindi la facciamo durare anche tipo sui 30 minuti. Ok, perfetto. Poi ragazzi, ovviamente più avanti faremo anche ovviamente altre cose. Allora, purtroppo non si può mettere la freccia, però
Diciamo che casa nostra è questa qua. Dai, una casa abbastanza brutta. Ah, non si può andare dentro, ragazzi. No, questo non lo sapevo, è una novità. Una novità, sì. Abbiamo pure la carretta, abbastanza bene. Vabbè, comunque la bici direi di metterla qui. Ok, perfetto. Vabbè ragazzi, piantiamola lì la bici. Dai, questo piccolo moment l'ho fatto così, giusto per scherzare un po'. E già 5 minuti ci sono andati via. Vabbè, come vedete qua i campi sono tutti seminati. E io direi di partire con il comprare. Ah, ho messo anche il DLC. Non il DLC della GSP, sì. Poi ragazzi, ho anche queste che si possono attaccare nello scavatore, come potete vedere. Però non si possono attaccare nel nostro scavatore, ma bensì in questo qua. Però questo qui c'ha tutti i comandi diversi, perciò io dovrei andare a mettere questo attacco nell'XML, diciamo. Dovrei copiare e incollare una cosa, una scritta che è in questo scavatore al nostro escavatore, in modo che il nostro escavatore accetti anche questa roba qua. Dunque ragazzi, direi che appunto possiamo veramente partire con il nostro, come si dice, con la nostra, diciamo, vera puntata, ecco. Allora ragazzi, vabbè, in primis noi ci dobbiamo subito prendere il T6 che andremo a vendere. Perché proprio ragazzi, il T6 non ce ne facciamo più niente, troppo piccolo ormai come T6. Troppo piccolo, troppo vecchio. Vabbè ragazzi, andiamocelo a vendere e ci prendiamo subito un, come si chiama, quel Fendet nuovo. Anche il caricatore frontale lo andremo a vendere. Perché ragazzi, non mi piace più sto T6, a parte che non tira tanto, non ci possiamo fare quasi niente. Però non mi piace, quindi ragazzi, diciamo che io lo cambierei un attimo. Anche giusto per fare un giro, diciamo, di tutti i trattori, ecco. Ecco, se becco però il caricatore frontale mi farebbe un piacere. Se no mi tocca venderlo. Ok. No, non voglio il ballone, Dio santo. Ma che cazzo fai? Vabbè, sganciamo. No, Nick. Allora, ci prendiamo per i fondelli? No. Benissimo. Ok, ragazzi. Possiamo andare a vendere il nostro caricatore frontale. Sì, il nostro caricatore frontale, il nostro T6 con i caricatori frontali, ragazzi, perché non ci servirà appunto più. Allora, l'ho abbassato perché non voglio rimanere secco con i fili della corrente. Allora, andiamo a vendere il nostro T6. Guardate che lo faccio buggare dopo, un attimo. Ok, perfetto. Guardate ragazzi, è una cosa impressionante, guardate, guardate, ecco, l'ho fatto bagare, avete visto? Un po' mi parte in aria, una cosa possibile, che possa anche partire in aria. Noi lo vendiamo così buggato, giusto per, non so perché. Vabbè, con 94.000, 3.600, ok, perfetto. 400.000, wow, che adesso andranno giù così. Perché andremo a prendere un 7,24 del colore. Ragazzi, il colore direi nero. Sapete che nero è un buon colore? Però anche colore base non sarebbe male. Dai, sto colore qui poi come va, ragazzi, eh? Se è bello o brutto non mi interessa. Poi ci andiamo a prendere, oddio, aspettate, il suo peso e il suo caricatore frontale di questo.
No, non era di sto colore, era di quell'altro, mi sa. Attenzione, attenzione, ecco il nostro Fendet 724. Comunque anche così più chiaro non era male. Io l'ho preso come l'ho preso, un pochino più scuro, ragazzi. Però guardate là che bello che è. E gli faccio subito una screen. No, gliela faccio dopo. Montiamo a bordo del nostro. Oh, perché laghi così adesso? Ah, ecco, ok. Guardate le entrate, ragazzi, è spettacolare. Tac, si chiude. E noi prendiamo il nostro bel Fendet. Ci attacchiamo ovviamente il caricatore frontale. Guardate, ragazzi, tutti i tubi che si collegano. È uno spettacolo. Ok, perfetto. E noi la screen gliela facciamo, diciamo, così, guardate, eh. Gliela facciamo stamp. Ok, ragazzi. Come screen è fatta. Dunque, ragazzi, ora io direi di andarci a prendere il nostro fattore. Sì, il nostro fattore, ragazzi, ed è... Accendiamo pure lampeggianti e direi di... Rivederci nella piccola foresta. Quindi, ragazzi, a dopo. Ok, ragazzi, eccoci qua. Ho portato appunto il Fendet. Un attimo che spengo i lampeggianti. Ecco fatto. La portiera sta bene lì aperta. Ho portato anche questo. Vabbè, il peso l'ho staccato e l'ho lasciato lì. Poi, ragazzi, adesso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 alberi non ci fanno paura. Perciò iniziamo a buttarli appunto giù. Ragazzi, prossimamente appunto, come vi dicevo, con l'escavatore io cercherò di fare in tutto... Cioè, in tutti i modi io devo riuscire a fargli l'attacco per qualcosa. Devo modificare qualcosa in tutti i modi. Allora, ragazzi, poi, cioè, se funziona quello, noi siamo a posto. Perché? Cioè, perché se noi, guardate, andiamo qua in varie, cioè, questo qui lo attacchiamo nello scavatore, costa 15.000 euro, gli alberi ce li buttiamo giù con quelli, non abbiamo problemi, eh. Poi magari si possono caricare con questo ragno, non c'è problema, con quella pinza non c'è problema, ragazzi. Dopo non abbiamo nessunissimo problema. È quello che devo, diciamo, cercare di aggiustare quel robo lì, che non sarà semplice, non sarà difficile. Cioè, io mi impegno in tutti i modi a farlo. Poi se riesco bene, se non riesco acquisteremo la ponse. Cosa vi devo dire? Tanto in qualche modo la legna bisogna farla, perciò. E comunque, ragazzi, questa serie penso che finirà qua verso la forse la fine, cioè di quando non uscirà il 17 di Farming. Penso che uscirà qua verso quando esce Farming e la serie finisce, intanto per intenderci, ecco. Allora, ragazzi, in primis io direi di buttare, di sradicare questi alberi qui, tanto non ci servono. Ok, perfetto. E direi di cavargli la punta, che non so se qui gliela posso cavare o rimane. Speriamo che vada via, ma penso di no. Infatti, vabbè, ragazzi, intanto io incomincio a tagliarlo in varie parti, per poi, diciamo, caricarle sul carro, sul fattori, ragazzi. Cazzo, però quello l'ho fatto un pochino troppo corto. Comunque, ragazzi, dicevo che il fattore l'hanno fatto molti uso, cioè nel senso per le balle, per caricare ad esempio lo scavatore, ruspa, quant'altro. L'hanno fatto anche per caricare la legna, l'hanno fatto per caricare i bancali di lana.
Diciamo che l'hanno fatto per abbastanza cose, diciamo per multiuso, ecco, e questa è stata veramente, diciamo, una cosa molto molto utile, ragazzi, molto utile. Ok, tagliamo qua, poi perfetto e basta. Perfetto, ragazzi, aspettate, no, perfetto un corno, perché mi sa che qui ci sia, no, vabbè. Io direi, togliti, benissimo, saltiamo a bordo del nostro Fendet. Ok, perfetto, direi di alzare un po' la pinza e direi di iniziare subito a caricare questi tronchi. Che comunque, ragazzi, se noi avevamo la ponce, avevamo, cioè, se noi avevamo in questa puntata già l'escavatore, no? Con il ragno e il coso che taglia i tronchi, noi eravamo già belchi a posto, perché io me li ammucchiavo dove mi pareva e facevo un bel mucchietto, no? E poi con lo scavatore li caricavo senza fare tante manovre avanti e indietro, cioè, non so se mi spiego, ecco. Allora, perché così, ragazzi, proprio le misure non si sa dove le ho tagliate, cioè, a occhio non si vede, invece se noi avevamo il coso taglia tipo 5 metri, tac, avevamo il segno tutti di 5 metri, tutti tagliati allo stesso verso. Ok, tagliamo lì, perfetto. Ragazzi, questo metodo qui che sto facendo io, sì, è un po' lungo, ci vuole un pochino di tempo. Lo so che forse non è tanto, diciamo, bello da vedere, però si può fare, ecco. Comunque sentite che bel sound del nostro Fendet 724. Comunque direi che ci sta anche bene il colore più chiaro e il colore più scuro, eh. Perciò andiamo abbastanza bene. Allora, ragazzi, aspettate, no, aspettate che devo fare una cosa io, perché a me non piace. Ok, ragazzi, eccoci qua. Il carico, come potete vedere, è stato fatto. La partita è stata salvata prima del carico, quindi, ragazzi, io direi che possiamo andare appunto a vendere questi bellissimi tronchi. Allora, ragazzi, io spero che questi, diciamo che questi tronchi ci portino un bel bottino, perché comunque siamo a 170 e spero di crescere per poi comprare il same Diamond 270, vendere il nostro Fendet grande. Sì, dai, ragazzi, dovremmo esserci più o meno. In teoria dovremmo esserci, sì. In teoria ci dovremmo essere. Come vedete, qui fa un po' di fatica e comunque il carico pesa, ragazzi. Non è che siano noccioline, insomma, il carico che porto. Oh, come potete vedere qua, ragazzi, ho seminato l'erba ed è cresciuta. Ottimo, ragazzi, ottimo. Direi ottimus. Allora, ragazzi, direi di andare a vendere tutto. Ci siamo guadagnati, ne avevamo 170, ci siamo guadagnati 119.000 quasi euro. 119.000 euro. Ok, ragazzi, io direi di lasciare qui sto trattore, aspettate che spengo i lampeggianti. Perfetto, fatemi vedere adesso dov'è. No, qui dentro qua siamo nella trincia. Eccoci qua in questo favorite, no, Fendet 930, vario 930, che comunque io l'avevo preso come trattore, diciamo, di assistenza, diciamo. Cioè, l'avevo preso come trattore
per diciamo lavorare la terra, ecco, diciamo in prestito, per appunto arrivare a dei soldi buoni. Lo so che non l'abbiamo ottenuto chissà Dio quanto, però ragazzi, purtroppo sto trattore è non mi serve più, perché andremo a prendere esame di Hammond 270. Lo so che non so più quali cavalli ha, però non mi importa. Io voglio prendere un esame nella nostra azienda agricola. Dobbiamo avere per forza o uno o due esami. Questo speriamo che sia forte e chiaro, che vi sia arrivato forte e chiaro il messaggio, ragazzi. Beh, innanzitutto vendiamo il carro. Ecco, innanzitutto il carro, ragazzi, perché dobbiamo fare degli acquisti. 21.000, ne abbiamo 300, fatemi andare a vedere esame quanto costicchiava. 199, in teoria ce la dovremmo fare, perché se io ora compro questo e io non so di che colore prenderlo, prendiamolo rosso, dai, 38.000, 33 di capacità. È abbastanza buono. Ok, ora ce la facciamo alla grande, ragazzi, a prenderci anche il nostro bel Same Iron 270, ragazzi. E arriva, ciao ciao bel. Ah no, aspettate. Per primo però voglio vedere chi ha più cavalli. Però non mi interessa. Questo ne ha 221 e 300 contro un 2. Vabbè ragazzi, Same Diamond è un'altra cosa, cioè non mi importa chi ha più cavalli o meno cavalli. Io nella mia azienda, come appunto vi ho detto, voglio avere un trattore decente. Cioè, non che quello non era decente, per carità, però un trattore Same io lo voglio avere in tutti in tutti i modi. Ragazzi, guardatelo. Cioè, è abbastanza bello tutto. Comunque, sentiamo il sound. Vabbè, dentro non è male. Dentro non è male. Ah, pure il pacchetto di sigarette. Tanto non ci frega niente di quello, ragazzi. Però guardate il sound, sentitelo. E anche come, comunque, come trattore è abbastanza bello da vedere, diciamo. Speriamo che non abbia fatto il fail, che non si possa attaccare. Invece sì che si può attaccare, perché ragazzi, in tanti trattori non si possono attaccare i carri. Come vedete, come è accoppiata, ci sta abbastanza bene. Molto bene, non abbastanza. Ah, questo campo qua non me lo ricordavo di avercelo. Comunque fa anche i 60 km, ragazzi. Quindi è abbastanza buono. Portiamo a casa i nostri due nuovi mezzi senza demolirli. Guardate, ci sono passato precisissimo. Ok ragazzi, anche qua il Same ce l'abbiamo. Il nostro Fendet ce l'abbiamo. La nostra bici ce l'abbiamo. Quindi ragazzi, direi che anche per questo video è tutto. Commentate, iscrivetevi e lasciate un bel like. Ciao a tutti e alla prossima. Ciao ciao!